Buongiorno bella gente e benvenuti al mio canale, io sono Mal e oggi tocca al lavaggio perché ieri sono andata a ballare. Quando si balla salsa e bachata, purtroppo la gente ti gira, ci sono alcuni che tengono la mano più in alto quindi non ti strusciano sui capelli, altri che sono più piccolini ti proprio non prendono la misura e non ti strisciano tanto i capelli, quindi il riccio si sfibra. E niente, oggi voglio fare un trattamento, una maschera super super idratante per i capelli, capelli secchi, ricci, danneggiati. Questa maschera è favolosa, dà un risultato wow per i capelli, soprattutto per i capelli ricci. E poi oggi faccio un styling in cui voglio una bella definizione per i capelli, perché da bel po' che non lo faccio. Ultimamente sto facendo un styling di 5 minuti perché sto lavando più spesso i capelli e non ho tanto tempo. E non ho tanto tempo per star lì a fargli proprio la definizione fatta bene, anche se il risultato di 5 minuti è bellissimo comunque, perché i ricci rimangono molto belli. Vengono belli, però durano poco, nel senso non durano 2-3 giorni, dovresti lavarvi i capelli un'altra volta. Invece qua, per rinfrescare, avevo messo la vasellina. Guardate come rimangono belli con la vasellina davanti, perché l'ho ripresi un pochettino più in su. Quindi belli, seguitemi con questa maschera favolosa, i styling definizione perfetta. Questa maschera è semplicissima da preparare. Mettiamo dell'acqua, aggiungiamo all'incirca 2 cucchiai grandi di riso e lo lasciamo bollire. Dopodiché, quando è arrivato la bollitura, vediamo che è pronto il riso. Sapendo che ho messo tanta acqua, la vado a togliere e questa acqua la potete utilizzare quando lavate i capelli, l'ultimo risciacquo. Usate questo amido di riso, lo potete utilizzare anche sul corpo. Adesso vado ad aggiungere il secondo ingrediente, che è il miele, e ne metto una bella quantità perché il miele è super idratante per i capelli e molto ristaurante per i capelli. E aggiungo qualche goccia di olio extravergine. E dopodiché vado a frullare il tutto. Frullato il tutto, è rimasto molto liquido, allora lo rimetto un'altra volta sul fuoco perché così li rendo più cremoso e più denso. Come vedete, diventa decisamente più denso. E adesso niente, vado ad applicarlo sui capelli. Velocizzo un po' il video perché sennò non finiamo più. Comunque, se volete un risultato più efficace, io vi consiglio sempre di lavarvi i capelli e applicateli sui capelli mezzo umidi, perché l'idratazione sarà più immediata e più intensa. Ma sapendo che io ovviamente non avevo tanto tempo, ho detto li metto sui capelli asciutti e voilà. Adesso vado a lavare i capelli, come vedete io uso questo balsamo stricante, costa all'incirca 1,50 euro, è favoloso per i capelli ricci, non lo cambierei con nulla perché è davvero è fantastico. E non uso il shampoo, nel senso io uso il balsamo effetto shampoo perché lo applico sui capelli, massaggio bene i capelli e vado a pettinarli. Adesso vi faccio vedere come pettino i miei capelli, perché il problema è che dalla radice sono abbastanza sciolti, dalla radice all'incirca 5 centimetri comincia ad essere molto più crespi, crespi no, più legati, e quindi comincio a pettinarli dalle punta. Li pettino, poi vado altre, non so, 2 dita, ripettino, altre 2 dita, ripettino, finché arrivo a un punto che non posso più farlo. Allora comincio a prendere ciocca per ciocca e ripetino. Questo passaggio è velocissimo, sembra complicato, però davvero molto veloce. Se avete un buon balsamo per i capelli e poi dopo la maschera, è davvero il risultato è immediato e non sprecate tanto tempo a pettinare troppo i capelli o a tirare i capelli, perché sapete, se li tiriamo tanto e poi rischiamo che ci cadono e le rompiamo anche. Quindi, come vedete, è un passaggio super rapido. Ci metto all'incirca 2 minuti,
da una parte e 2 minuti dall'altra, piano piano, piano piano, finché riesco a pettinarli tutti. Fatemi sapere come pettinate i capelli voi sotto la doccia. Adesso, dopo che ho lavato i capelli, cominciamo col styling. Io uso la Lola Cosmetic, per chi mi segue sa che io adoro questa marca, perché idrata ma non appesantisce tanto i capelli, quindi vi dà la possibilità di avere i capelli rigidi, finiti, ma non impesantiti dal prodotto, e ci aiuta ad avere volume. Io ho diviso i capelli a 3 parti, vado a praticare o applicare la Lola Cosmetic e vado col mio ingrediente segreto, che sarebbe la vasellina. La metto davanti alla stufetta, che si scioglie perché è molto più facile applicarla, e vado ad applicarla e comincio con il mio styling. Prendo una ciocca, faccio il primo passaggio, che già dà un ottimo risultato, e pettino al secondo passaggio perché voglio separarli, perché sennò rimangono belli definiti però con tanto boccolo, e quindi non mi dà il volume desiderato, perché a me piacciono i capelli voluminosi. Questa tecnica qua potete utilizzare qualsiasi tipo di pettine, sia il Denmon, sia il flexi brush, sia il pettine marocchino. Col pettine marocchino avete il risultato assicurato. E vado a applicare la Lola Cosmetic alla seconda parte e applico la vasellina a metà testa, a metà capelli, perché se le applico dalla radice impesantisce tanto, quindi non mi dà tanto volume, e vi assicuro che la vasellina fa un effetto favoloso per i capelli ricci, perché li aiuta a durare più giorni e dà bella definizione, e poi non impesantisce, perché pensa che impesantisce tanto i capelli, non li impesantisce per niente. Ci sono 2 modi: c'è questo modo qua di applicarla durante il styling, o applicarla quando avete già asciugato i capelli qui fuori, quindi i capelli sono ancora caldi. Mettete nel palmo della mano un po' di vasellina, scaldatela tra le mani e applicatela sulle punte dei capelli. Anche questa qua è una tecnica quando non avete tanto tempo, perché così vi darà un risultato bello, rafferma il riccio, non impesantisce i capelli e non, soprattutto non li secca, perché li dà la definizione però non li toglie la loro natura. Non è come fa la spuma. Io preferisco 1000 volte la vasellina, perché già primo è un prodotto naturale, seconda cosa economico, e terza cosa dà un risultato bello sui capelli. Adesso andiamo a fare un po' di crunch e rock and roll per separare i ricci. Questi 2 passaggi sono molto importanti per i capelli ricci: il crunch afferma il riccio, il rock and roll, la maniera come muovere la testa, è quella che aiuta a separare le ciocche. E così, quando li guardo, li tocco i capelli, li tocco, perché così sento se c'è un punto dove sono secchi, li ripasso con la vasellina e li passo col pettine, perché io voglio avere un risultato bello. E quindi, per capire quali sono le parti che non sono fatte bene, oppure sono sfuggiti per qualsiasi cosa, magari hanno più asciutti, niente, vasellina, pettine, un po' di crunch e voilà. E diamo natura ai nostri capelli. Separo un po',
Lolite. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, se avete qualche informazione, qualche richiesta, qualche suggerimento, sono alla vostra disposizione e alla prossima, e buona giornata a tutti, buona domenica a tutti.